nostra docente, professoressa Maria Rita Salvi, vi presenterà il percorso e vi illustrerà anche il bando e come dovrete prepararvi. E chi è la NICIA? Molti di voi già ci conoscono, lo sanno, lo ripeto, tanto così per avere chiaro chi siamo, cosa facciamo e quando siamo nati. Siamo un ente accreditato al Ministero della Pubblica Istruzione dall'anno 2002, cioè dalla nascita di cui il Ministero ha fatto nascere gli enti accreditati, ma anche da molto prima, sia dal 1990, abbiamo sempre fatto formazione. Oltre alla formazione siamo anche una casa editrice che ha al suo attivo 1200 pubblicazioni, i nostri testi sono adottati nelle varie università, soprattutto in scienze della formazione. Ma siccome oggi è una presentazione, non vorrei andare più a lungo e presentare noi. Alla fine, diciamo così, della presentazione, tutti quanti potrete porre delle domande in base all'organizzazione. Noi alla fine vi diremo come siamo organizzati dopo che la professoressa Maria Rita Salve avrà illustrato il suo percorso. Insieme con me c'è anche un'altra persona che si chiama Simone e che non è qui presente con me, che lui vi seguirà dal punto di vista informato, tecnico, per la strumentalizzazione e tutto il percorso. Professoressa Maria Rita Salve, direi di iniziare. Per quanto riguarda tutti coloro che vogliono porre delle domande durante il percorso che la professoressa dirà, possono, diciamo così, mandare una chat. In alto a destra del computer trovate la chat. Possono scrivere se vogliono intervenire subito, altrimenti tutte le domande le potete fare alla fine della presentazione, in maniera tale che sia la professoressa Salvi per la parte più formativa vi risponderà, per la parte organizzativa ci saremo noi. Grazie, buongiorno di nuovo a Maria Rita Salvi e si presenti lei a tutti quanti. Allora, buongiorno a tutti, mi sentite? Simone, mi sentite? Sì, la sentiamo. Io sono esperto Sì, anche di strumenti informatici. Sì, la sentiamo perfettamente. perfetto. Allora, buongiorno, io sono la formatrice che collabora con l'editoria Nice da molti anni e mi chiamo Salvi Maria Rita, come hanno detto loro. Sono una vecchia preside, nel senso che sono preside da 32 anni e quindi ho abbastanza esperienza nel campo della scuola. E, ho diretto scuole di ogni settore, quindi dalla scuola dell'infanzia fino alle scuole secondarie. Attualmente io sono il dirigente scolastico di un istituto di istruzione superiore che si chiama Carlo Alberto Dalla Chiesa e che è a Montefiascone, sul lago di Bolsena, ed è un istituto di istruzione superiore al cui interno funzionano cinque indirizzi di studio, dal liceo classico fino ai tecnici, molto numeroso e anche molto organizzato, molto all'avanguardia dal punto di vista delle metodologie didattiche. Contemporaneamente sono anche reggente di un istituto comprensivo, ma io ho lavorato tanti anni anche negli istituti comprensivi, quindi posso dire di avere un'esperienza diretta della scuola e del suo funzionamento, ma soprattutto io sono laureata in pedagogia e quindi diciamo così, la mia vocazione è quella metodologico-didattica e sono un dirigente scolastico che ci tiene tanto allo scolastico, quindi che lavora molto con i docenti. E collaboro con la NICIA da tanti anni, mi occupo di formazione, sia per i concorsi, ma anche per formazione che svolgo nelle scuole su alcune tematiche, valutazione, inclusione, didattica per competenze, che insomma sono i campi nei quali non solo io ho una conoscenza teorica diretta, ma anche una conoscenza pratica diretta perché ci lavoro quotidianamente. Attualmente io sono qui in veste di formatrice per il vostro corso di formazione in preparazione al concorso per la scuola secondaria superiore di primo e di secondo grado. Se mi abilitano alla condivisione dello schermo, provo a condividere le slide che abbiamo preparato per presentare questo corso. Mi dite se è posto? Arriva in ritardo la voce però. Mi dite se è Professore, posto? è già abilitato, può Ah, tranquillamente. perfetto. Perfetto. Così.
È così. Va bene? Avete tutti una buona visione del materiale? Visto. Noi lo vediamo bene, spero anche tutti i partecipanti. Vediamo. Allora, presentiamo questo corso di preparazione e come vi seguiremo, perché vi seguiranno varie figure professionali. Io ovviamente vi seguirò come relatore e come formatore, poi appunto Simone vi seguirà come organizzatore e poi ci sono i responsabili della piattaforma che vi seguono dal punto di vista dell'uso, dell'utilizzo degli strumenti digitali. Devo usare questo qui per andare avanti. Ok. Come è articolato il corso? Diciamo che nessuna preparazione a nostro avviso può essere improvvisata, è necessario, né si può pensare che voi possiate superare il concorso solo facendo diciamo, riferimento alle vostre esperienze pratiche. Molti di voi hanno già lavorato nella scuola e quindi hanno delle esperienze pratiche che sono molto importanti per affrontare questo concorso, perché quando poi si ha un'esperienza, questo emerge, si vede subito, si vede sia nella prova scritta che nella prova orale. Ma l'esperienza sul campo non basta, perché deve essere sistematizzata, deve essere inquadrata in contesti teorici più ampi, che non sono solo legislativi, perché i docenti, ho una grande esperienza di docenti, ritengono che tutto ciò che non è didattica è legislativo. Invece c'è in mezzo un settore fondamentale che è quello organizzativo. Come organizziamo le scuole? Le organizziamo alla luce di leggi, ovviamente, no? Di leggi, di circolari, anche di studi scientifici, non solamente, no? E poi c'è l'aspetto organizzativo che deve essere conosciuto dai docenti e che diciamo, fa parte anche del programma del corso, quindi è importante che ci si lavori. E questo aspetto, diciamo così, organizzativo ha due fondamenti importanti, principali. L'aspetto legislativo che vi interessa relativamente, a voi sembrerà che le leggi di cui noi parleremo sono tantissime, in realtà non sono tantissime, sono poche e sono sempre le stesse. E poi c'è l'aspetto teorico di tipo pedagogico, metodologico, didattico, che si rifà a teorie dell'apprendimento, a teorie dello sviluppo psicologico, a teorie degli stili di apprendimento, che sono tra l'altro tutti aspetti richiamati dal bando. Ovviamente, opportunamente, perché fanno parte della professionalità del docente e per essere compresi appieno e per essere anche giustificati nell'ambito di alcune scelte che voi farete, dovete avere appunto questo inquadramento teorico. Delle prove concorsuali diremo poco perché penso tutti quanti siete a conoscenza, il bando è uscito e quindi sappiamo che cosa dovremo fare. Ci sarà una preselezione. Ci saranno delle prove scritte e ci sarà una prova orale e quindi noi punteremo alla preparazione di queste prove. La preselezione non è scontata, oddio, è facilissimo che ci sarà, non è scontata perché il bando dice che verrà diciamo, organizzata solamente se il numero dei candidati è superiore 4 volte rispetto al numero dei posti messi a disposizione. Quindi bisognerà attendere che si chiuda il periodo nel quale i candidati fanno domanda e quindi poi lì si vedrà se c'è una prova preselettiva che è comune su tutto il territorio nazionale, che è fatta al computer e che va ad accertare alcune competenze, comprensione del testo, capacità logiche, conoscenze della normativa scolastica e conoscenze della lingua inglese. E qui perché compare subito conoscenze della normativa? Cioè come ci hai detto che ci sono inquadramenti teorici, non solo normativi, sui test. I test sono domande con scelte strutturate, 4 risposte, di cui solo una giusta. È molto difficile fare discorsi di carattere metodologico. È più semplice andare a appoggiare le risposte su contesti poco contestabili, no? Su contenuti poco contestabili. Per questo, in questa prima prova compare forse in maniera più elevata la normativa. Sono 60 quesiti in 60 minuti, e questa è la norma perché si dà un minuto a quesito. Se, un minuto a quesito è tantissimo, cioè si riesce a farlo e anche a rileggerli e magari a soffermarsi su quelli dubbi. 20 quesiti riguarderanno le capacità logiche, 20 riguarderanno la comprensione del testo e 10 invece la normativa scolastica e 10 la conoscenza della lingua inglese. Questi quesiti verranno estratti da una banca dati che sarà resa nota almeno 20 giorni prima della prova.
Quando erano 100 quesiti ne pubblicavano anche 4.000, quindi adesso io non so dirvi esattamente quanti ne pubblicheranno, sarà il raggiro dei 60 quesiti, però ecco, i quesiti verranno estratti da questi già pubblicati, quindi voi avrete modo di esercitarvi, poi vi diranno anche gli esperti della nicchia come, e potrete arrivare a questa prova avendo già alle spalle una preparazione indirizzata. Poi ci sono le prove scritte, prima e seconda prova. Chiaramente queste sono distinte per classi di concorso. Ricordiamoci che le classi di concorso della lingua straniera fanno tutta la prova in lingua straniera. Possono essere nella prima prova da 1 a 3 quesiti. I contenuti sono sempre l'allegato A. Tutte le prove, dalla preselettiva all'orale, fanno riferimento allo stesso programma, che è il programma del nostro corso, perché noi abbiamo costruito il programma del corso sull'allegato A. Quindi tutte le prove fanno riferimento allo stesso programma. Appunto, abbiamo detto, deve valutare il grado di conoscenza e competenza nelle discipline della classe di concorso. Diciamo, le prove sono due, una è più contenutistica, più a che fare con i contenuti del vostro settore disciplinare, e l'altra è più metodologica, didattica. Ha una durata di 120 minuti, il punteggio può essere fino a 40 punti, però in realtà, si supera con 28 quarantesimi, quindi almeno la media di 7, come in tutti i concorsi pubblici. Sono due prove, ma la seconda prova è valutata solamente se la prima ha acquisito almeno 28 quarantesimi. Se la prima non arriva a 28 quarantesimi, non viene valutata nemmeno la seconda. Nella seconda prova è sicuro che saranno due quesiti a risposta, è sicuro con i tempi che corrono poco. Comunque sul bando c'è scritto che saranno due quesiti a risposta aperta. Il primo sarà sulle competenze antro-socio-psicopedagogiche e il secondo sulle competenze didattico-metodologiche. Vedete che c'è una vocazione diversa delle due prove, una sul contenuto della disciplina e l'altra sugli aspetti metodologico-didattici e psicopedagogici. La durata è 60 minuti, anche in questo caso il punteggio è fino a 40 punti, ovviamente si supera almeno con 28 quarantesimi, e poi la media aritmetica della prima e della seconda prova danno la votazione delle prove scritte. L'esito della prova preselettiva non entra nel punteggio del concorso. La prova preselettiva serve solo ad essere ammessi al concorso, poi quel punteggio lì non viene più considerato. Nella prova orale, quindi quando arriveremo all'orale, bisognerà progettare un'attività didattica. Questa attività didattica dovrà illustrare sia le scelte contenutistiche che quelle metodologiche, ovviamente con una particolare attenzione alle TIC. Era già presente nei concorsi precedenti, non è una novità del periodo di emergenza che abbiamo vissuto, però è evidente che le tecnologie informatiche assumono un ruolo sempre più importante all'interno delle metodologie di cui un docente dispone per poter organizzare le offerte formative e l'ambiente di apprendimento. Il programma, come abbiamo detto, è sempre nell'allegato A e durante la prova orale viene accertata anche la capacità di comprensione e produzione della lingua inglese, quindi ricompare la lingua inglese, almeno a livello B2. Complessivamente dura 45 minuti, il punteggio massimo sarà 40 punti. E il superamento con un minimo di 28 quarantesimi, 40 allo scritto, 40 all'orale, 20 per i titoli. Il massimo del punteggio che voi potete ottenere è 100. E questo sta scritto nel bando, l'abbiamo richiamato velocemente solamente per avere un po', fare riferimento a qualche informazione. Ora noi parleremo del nostro corso. Il corso è offerto in modalità blended, nel senso che faremo ricorso a un mix di metodologie diverse. Avremo le lezioni frontali come questa, durante le quali avremo la possibilità, io spiego, affronto alcuni argomenti che hanno a che fare con il programma e poi lo vedete, il corso è diviso in moduli, faccio riferimento a materiali di studio che vi forniamo e dobbiamo avere la possibilità di anche dialogare, quindi voi dovete avere la possibilità di intervenire, di fare domande, io devo rispondere perché tutto ciò di cui noi parliamo va anche molto contestualizzato. Spesso i corsisti ci chiedono: ma nella mia disciplina, ma nel mio segmento scolastico, ma in questa specifica situazione, questo vi aiuta ad orientare la vostra preparazione, che non deve limitarsi alla vostra esperienza, no? Spesso mi capita che
che i docenti mi dicono: ma nella mia scuola non si è mai fatto così. Attenzione, perché non è che nelle scuole si fa sempre quello che si deve fare. Quando voi andate a fare un concorso, voi dovete sapere quello che si deve fare, non quello che fa la vostra scuola. Quindi anche questi confronti sono molto utili. Noi vi selezioniamo del materiale di studio, vi indirizziamo, perché da studiare ci sarebbe l'universo mondo, ovviamente, no? Però alcune cose sono più importanti, altre cose lo sono di meno. Quindi noi vi selezioniamo il materiale e vi guidiamo passo passo. Ci saranno questi materiali di studio, diciamo, saranno messi a disposizione in una piattaforma. Noi lavoreremo in questo modo, lavoreremo in presenza, perché questa secondo me è una presenza, siamo diretti, in diretta sincrona, quindi ci possiamo parlare, possiamo scambiare informazioni tra di noi e io posso fare una lezione come fate voi, come avete fatto voi con la DAD. E poi però c'è una piattaforma dove ci saranno materiale di esercitazione, testi, dispense che io preparo per gli approfondimenti, testi di studio, selezioni di bibliografie appropriate. Quindi lavoreremo con questi due canali, quello concreto, reale e quello digitale. Le piattaforme ormai dobbiamo essere molto abili, no? Nell'utilizzarle. Poi ci consentono di amplificare l'approccio tradizionale allo studio, perché voi in questo modo avete a disposizione del materiale di studio organizzato in dispense. E nella dispensa io metto sempre quali sono i materiali di approfondimento. Per esempio, se sull'argomento dell'inclusione c'è un documento ministeriale come le linee guida del 2011, che secondo me è un documento importante da approfondire, io ve lo richiamo dentro la dispensa, vi dico, vi scrivo perché lo dovete conoscere e che cosa dovete conoscere, e poi voi ve lo trovate già selezionato in piattaforma, e quindi diciamo questa piattaforma vi consente di non perdere tempo a cercare le cose, ma di trovarvi del materiale già a disposizione. Avrete a disposizione anche le slide della lezione, perché io utilizzo delle slide e queste sono molto comode, perché intanto, per esempio, nella dispensa io faccio un discorso teorico, normativo o metodologico generale, mentre nelle slide mi sposto molto sulla metodologia. Quindi i due strumenti, slide e dispensa, devono essere integrati insieme, non sono la stessa cosa. Le slide non sono la ripetizione delle dispense, e questo ci tengo molto, perché è un altro documento di lavoro molto importante, e voi avrete le slide delle lezioni e poi avrete a disposizione le videoregistrazioni delle lezioni. Questo credo che sia un servizio eccezionale che la NICIA vi mette a disposizione, perché quando voi sentite la lezione la prima volta, avete ovviamente capite, vi orientate, vi ci ritrovate. Quando poi avete studiato la dispensa, avete studiato i materiali e vi riascoltate la lezione, vi accorgete che la comprensione sta proprio a un altro livello. Vi accorgete di cose che in un primo momento vi erano sfuggite, e quindi almeno due volte la lezione va ascoltata, prima e dopo lo studio, e questo è possibile perché voi ve le trovate video registrate. E poi non lo so, alcune persone, io ho fatto tantissimi corsi di formazione, quindi tante persone mi dicono: ah, mi sento la tua voce anche quando sto a casa a fare delle cose, oppure quando sono in macchina ti sento, ti risento, ti risento, e le cose mi si fissano, perché c'è anche questo, è un modo, è una modalità di apprendimento. Avrete domande e risposte aperta per esercitazioni. Ovviamente noi lavoriamo più sulla seconda prova che sulla prima, anche se non la faccio questa distinzione, cioè non vi facciamo domande aperte sui contenuti della vostra disciplina, nel senso che fisica, chimica, matematica, biologia, latino, greco, noi non possiamo affrontare i contenuti delle diverse discipline per ovvie ragioni, ma anche e soprattutto per il fatto che voi siete persone laureate in quella disciplina, quindi tutto sommato avete la competenza necessaria per affrontare quei contenuti, ma lavoreremo anche per la prima prova sulle metodologie di elaborazione delle risposte. Al di là del contenuto, la risposta va elaborata in un certo modo, e poi lavoreremo molto sugli aspetti didattici legati alle singole discipline, e questo ve lo farò fare attraverso una esercitazione guidata che vi accompagnerà per tutto il tempo. Queste domande, poi lo vedrete, sono tre per ogni modulo, e ognuno, voi dovete farle tutte, ovviamente, tre per ogni modulo dovete svolgere tutte. Avrete la correzione individuale di una domanda, una di queste tre per ogni modulo, quindi avrete un feedback individuale con una votazione che ha assonanza, no? È molto vicina a quella che utilizzeranno ed è espressa in quarantesimi, con gli indicatori e il peso dei diversi indicatori.
E poi avrete però la correzione collegiale di tutti e tre i quesiti in aula. Quando noi ci incontreremo in aula, dedicheremo un quarto d'ora a correggere i quesiti, cioè a dire questo quesito andava affrontato in questo modo, questo quesito andava affrontato in quest'altro modo e questo in quest'altro modo. Parleremo dei contenuti e dei metodi. Poi però, secondo me, la correzione individuale è importante perché vi consentirà di vedere quali sono poi le problematiche che voi personali, come organizzate la scrittura, come organizzate il ragionamento, se usate dei termini adeguati, diciamo, se usate un linguaggio specifico, se fate riferimento alla normativa essenziale che serve e via dicendo. È importante in questo caso perché io nella correzione collegiale questi aspetti li nomino come contenuti, ma come scrivete non lo so, no? E a voi vi do delle indicazioni di contenuto. Invece quando vi correggo la vostra risposta, vi mando un feedback con diciamo, indicazioni specifiche mirate per poter correggere o eventualmente continuare come state continuando ad esercitarvi. È molto importante scrivere. Non pensate che dovete studiare, è importante studiare, poi scriveremo, oppure alcuni mi dicono io prima studio tutto e poi scrivo. Assolutamente no, perché nel momento in cui scrivete vi rendete conto di quanto avete assorbito, diciamo, metabolizzato e di quanto vi ricordate, di come riuscite a rielaborare. Questa è una modalità di apprendimento che deve correre sempre parallela allo studio. Si studia e si scrive. Anche se non ho studiato tutto, comincio a scrivere, perché scrivendo sto studiando. È una forma di studio, non è solamente l'esito dello studio, è una forma di studio. Quale programma? Allora, noi abbiamo diviso in 8 moduli tutto il programma dell'allegato A con riferimento ai contenuti principali e per potervi fornire tutto ciò che vi serve per studiare quei contenuti lì. Noi partiremo dalla legislazione scolastica, anche dal quadro europeo di riferimento, perché nell'allegato A si fa riferimento ad alcuni documenti importanti della Unione Europea che riguardano lo spazio europeo dell'educazione, che ha delle ricadute molto forti sulle scelte di politica scolastica che abbiamo fatto negli ultimi 20 anni, e quindi è opportuno che l'allegato A le richiami, ma le richiama in fondo al programma. Questa è sempre, diciamo, si ripete una scelta metodologica che io non condivido. Io tutte le volte che scrivo libri, che faccio corsi, che intervengo, credo, sono fermamente convinta che il quadro europeo di riferimento debba aprire il discorso, perché solo conoscendo il quadro europeo possiamo inquadrare in maniera corretta le riforme che sono state fatte in Italia. Comunque, nel primo modulo noi parleremo della legislazione scolastica e di questo quadro europeo di riferimento. Nel secondo modulo parleremo dell'istituzione scolastica. Oggi in questo periodo non si fa un gran parlare dell'autonomia scolastica, no? Il ministro ha detto: avete l'autonomia, organizzatevi la scuola come vi pare, cosa che insomma in questo contesto qui forse è un po' troppo autonomia, ci hanno riconosciuto, hanno molta fiducia in noi e quindi noi siamo contenti, no? Però ecco, bisogna capire questa autonomia scolastica, quali confini ha, quali norme la regolano, ma soprattutto che cosa si può fare alla luce dell'autonomia, che cosa non si può fare, no? Perché a volte i docenti dicono: ok, c'è l'autonomia, io mi capita di intervenire e dire: scusa, ma perché questa cosa non è stata fatta così, no? Abbiamo deliberato nel collegio dei docenti. Cioè, ma c'è l'autonomia scolastica, l'autonomia è la scuola, anche la persona ha un'autonomia, ha la libertà di insegnamento, che ha un'altra connotazione molto importante. Bisogna conoscere la libertà di insegnamento, quali confini ha e quali caratteristiche ha. L'autonomia scolastica, quali confini ha e quali caratteristiche ha. Quindi parleremo di autonomia, parleremo di comunità scolastica, di organi collegiali. Io quando faccio i corsi di preparazione ai concorsi, a volte molte persone non conoscono gli organi collegiali, come funzionano, che caratteristiche hanno, quali competenze. Ecco, c'è spesso una grande confusione fra le competenze degli organi collegiali, anche per chi ha lavorato, anche per chi sta lavorando, certo, non per chi lavora da tanti anni, però. E quindi poi lo stato giuridico, il profilo contrattuale, i diritti, i doveri e le responsabilità dell'insegnante, che è sempre un argomento che fa parte del programma. Nel modulo 3 affronteremo il discorso sul sistema nazionale di valutazione. Quindi sapete che diciamo, dal 2013 in poi il problema di valutare il servizio scolastico è diventato importante anche in Italia. Era importantissimo
diciamo, diciamo nell'Unione Europea, ma non solo nell'Unione, in tutti i paesi dell'Ocse, anzi oserei dire in tutti i paesi c'è un sistema di valutazione dell'istruzione pubblica. In Italia dal 2013 abbiamo questo sistema nazionale e se ne parla molto nel programma dell'allegato A, perché è importante, sono i docenti che devono, cioè, non sono cose da dirigenti, sono cose da docenti, nel senso che è il docente che deve modificare attraverso il piano di miglioramento quello che sta facendo, se effettivamente ci sono aspetti da diciamo, migliorare, da far crescere. E questo dobbiamo farlo molto bene perché ci sono dei passaggi che dovete assolutamente conoscere. Nel modulo 4 andremo a lavorare sull'organizzazione della scuola del primo e del secondo ciclo. Del primo ciclo, perché la scuola secondaria di primo grado, ex scuola media, fa parte del primo ciclo, e del secondo ciclo, perché appunto il concorso mira anche alle cattedre del secondo ciclo. Gli ordinamenti e soprattutto la parte legislativa l'abbiamo già fatta nel primo modulo, ma qui noi andremo a lavorare con i testi programmatici che sono richiamati continuamente dall'allegato A, perché per esempio quando dice che la prima prova verte sui contenuti delle discipline di diciamo per la classe di concorso per la quale concorrete, con riferimento alle didattiche di quella disciplina, con riferimento alle finalità, alle competenze e agli obiettivi specifici di riferimento, diciamo, di quella disciplina, noi dobbiamo trovare questi aspetti dentro i documenti programmatici perché sono quelli che sono validati dal punto di vista istituzionale. Noi dobbiamo conoscere molto bene le indicazioni nazionali per il primo ciclo, per chi concorre al concorso del primo ciclo, e le indicazioni nazionali per i licei e le linee guida per i tecnici professionali. Tra l'altro, le linee guida per gli istituti professionali sono recentissime, sono state recentemente riformate e sono delle linee guida molto all'avanguardia e sono molto tarate sulla metodologia, e quindi è facile che ci siano queste domande. Altro aspetto fondamentale è la scuola inclusiva. Adesso la Azzolina stamattina l'ha nominata, ha detto: abbiamo fatto un documento che sarà molto importante per una scuola innovativa e inclusiva. L'inclusione è un paradigma fondamentale della scuola, non ce ne scordiamo nemmeno in queste circostanze qui, e c'è tutto un discorso normativo, relativo, organizzativo enorme e didattico che è, diciamo, legato ai BES, ai bisogni educativi speciali. Ne parleremo nel quinto modulo. Nel sesto modulo noi andremo a parlare delle competenze psicopedagogiche. Voi se, qua, perché il sesto modulo precede il settimo, che parla di metodologie didattiche, ma le metodologie didattiche sono suffragate, sono validate, sono legittimate dallo sviluppo della psicologia dell'educazione, cioè dalle teorie della psicologia dell'apprendimento. Se io insegno in modo attivo, ho una teoria dell'apprendimento che mi sta guidando. Se io insegno in modo cooperativo, ho una teoria dell'apprendimento. Cioè, se io ti chiedo: allora, secondo te, gli studenti come apprendono? Perché apprendono in questo modo? Perché utilizzi questo metodo? E quali vantaggi ne ottieni dal punto di vista della comprensione dei contenuti e dello sviluppo delle competenze? Bisogna fare riferimento alle più importanti pedagogie dell'apprendimento, non tutte, perché si andrebbe troppo in là con i materiali, ma almeno quelle da Brunner in poi, da Dewey in poi. Insomma, bisogna avere una conoscenza. Una volta che abbiamo impostato gli aspetti teorici che fanno poi da sfondo, in qualsiasi momento voi parlate, anche quando farete l'orale e presenterete la vostra lezione, vi possono chiedere: ma quale teoria dell'apprendimento stai utilizzando, visto che hai impostato la lezione in questo modo? E voi dovete avere quel minimo di conoscenze che vi consentono di orientarvi. Mentre sul modulo 7 noi andiamo proprio sulle competenze metodologico-didattiche, che vuol dire lavorare sulla didattica per competenza, come si fa una progettazione didattica, che cos'è il plurilinguismo. Il CLIL riguarda la scuola secondaria di secondo grado, ma moltissime scuole medie anticipano il CLIL. Anche nella scuola elementare ci sono, primaria, ci sono delle esperienze interessantissime di CLIL, quindi dovete conoscere questa metodologia, quali sono gli aspetti che la connotano, che la caratterizza, che cosa serve, perché è importante. Poi le competenze trasversali, il famoso PCTO, i programmi di scambio, gli Erasmus. Quindi andiamo sull'aspetto metodologico didattico per approdare nell'ultimo incontro ad un aspetto molto importante per gli insegnanti, che è la valutazione degli apprendimenti e la certificazione delle competenze, con riferimento anche agli esami. Questo è il nostro programma.
Per ogni incontro sarà sviluppato un modulo con le metodologie che abbiamo prima descritto. Al momento gli incontri sono fissati di sabato mattina, però vedremo quando poi cominceremo. Diciamo, noi vi diamo un primo appuntamento che è sabato 11 luglio. Perché vi diamo un primo appuntamento? Perché, e poi ci fermiamo e ci rivediamo a settembre. Ma noi vogliamo che intanto prendiate possesso della piattaforma, entriate dentro la logica organizzativa di questo corso, cominciate a vedere quali contenuti dovete studiare e cominciate ad esercitarvi. Quindi vi diamo dei materiali e delle esercitazioni che vi accompagneranno in questo mese e mezzo e poi a settembre ricominciamo. Riteniamo che sia estremamente significativo non perdere questo tempo che abbiamo adesso da qui a settembre, perché noi sappiamo che quando poi si ricomincia a lavorare, il tempo da dedicare allo studio è molto limitato perché ci sono tante altre cose da fare, mentre probabilmente in questo momento qui, nel quale è giusto che vi riposiate, però avete più tempo a disposizione anche per studiare e vi verrà messo a disposizione nella piattaforma anche un ebook e quindi avrete anche dei testi di approfondimento per studiare e cominciare a fare le esercitazioni. È chiaro che noi in linea di massima facciamo un incontro ogni 15 giorni perché vi diamo il tempo di studiare i materiali che vi presentiamo e di fare le esercitazioni che vi assegniamo, però noi siamo ovviamente legati ai tempi di esecuzione del concorso. Se le prove si avvicinano, ci dobbiamo vedere più frequentemente, se le prove si allontanano, ci dobbiamo vedere con una cadenza maggiore invece di 2 settimane, 3 settimane. Quello che noi dobbiamo fare, che è una caratteristica del nostro modo di lavorare, è di guidarvi fino alla prova, cioè di non finire il corso troppo tempo prima che ci sia la prova, perché è necessario un confronto diretto col vostro studio, perché potete avere dei dubbi, potete avere delle perplessità, dovete sempre avere la lezione per poterle chiedere, dovete sempre avere, diciamo, l'occasione ce l'avete perché potete scrivere sulla piattaforma e dialogare con me, però un conto è mandare una mail e un conto è confrontarsi di persona su. Oh, poi qui in queste slide, che ovviamente anche queste saranno fornite, ma a chi si iscrive al corso, io ho preso tutta la parte generale e la parte specifica del bando con tutti i riferimenti. Questi sono proprio presi dal bando, no? Dominio dei contenuti delle discipline, dei loro fondamenti epistemologici, così come individuati dalle indicazioni. E vi ho messo vicino a ogni passaggio del bando dove tratteremo questo argomento. A questo ci tengo molto, perché ci tengo molto a dimostrare che il corso è costruito su quelle esigenze lì. Ha due caratteristiche particolari questo corso, ecco, è costruito sul bando e non va. Diciamo, non va sempre secondo una metodologia che conosce, no? Ho fatto sempre così e quindi continuo. No, è costruito sul bando e vi accompagna fino alla prova. Questi sono due aspetti che ci tengo a sottolineare. Ripeto, qui trovate tutte le parti del bando, vedete? E a fianco, io vi, per esempio, fondamenti della psicologia dello sviluppo, della psicologia dell'apprendimento scolastico e della psicologia dell'educazione, quel famoso modulo 6 di cui parlavamo. E la conoscenza dei modi per una didattica individualizzata, il modulo 5 di cui abbiamo parlato, le competenze digitali che facciamo nel modulo 4, la conoscenza dei principi dell'autovalutazione d'istituto è nel modulo 3 e via dicendo. La normativa la facciamo tutta nel modulo 1 e 2 e vedete che queste sono molto accurate questa seconda parte delle slide, perché anche tutte le normative che lì citano, io vi dico dove le tratteremo e dove le incontrerete. E questo vi aiuta anche a orientarvi in un programma, ripeto, che sembra tanto vasto, ma che in realtà ha la sua logica, la sua struttura. Una volta che uno si è impadronito degli aspetti fondamentali di ogni modulo, vi ci muoverete con molta tranquillità anche voi, come facciamo noi, ma anche voi. Vedete, sono molti gli argomenti, però sono tutti trattati c'è pure la parte delle metodologie e delle tecnologie didattiche che vi sarà molto utile anche per l'orale quando andrete a costruire la lezione, ma è il contenuto della seconda prova, quindi dobbiamo già lavorarci e anche scrivere su queste cose.
È molto lungo il programma, però non vi vedete che i moduli ricorrono, quindi su argomenti che possono essere. Ecco cosa fa la dispensa: prende tutti questi argomenti che voi trovate con modulo 4, per esempio, no? Modulo 4 è comparso tante volte nel bando. Io li prendo tutti questi argomenti e li organizzo insieme in una dispensa che ha una struttura e una logica, perché non so voi, ma io per esempio lavoro molto con la memoria semantica, ricordo le cose perché le capisco. Allora, non perché le ho lette così a monade come nel programma, no? Che vedete che se, si salta, si bazzella dal 4 al 7, al 5, al 2, al 3, perché lì si è seguita un'altra logica per fare l'elenco delle cose che dovete conoscere. Io invece ho preso tutti gli argomenti del modulo 5 e li ho messi dentro la dispensa del modulo 5, li ho organizzati secondo una struttura coerente e logicamente costruita, in modo che il vostro studio ne guadagni dal punto di vista dei significati, perché quando voi avete una visione d'insieme, sapete collocare dentro questa visione d'insieme i vari aspetti, vi ricordate meglio, vi ricordate meglio. All'inizio vi sembrano tutte cose slegate, e quindi se sono tutte cose slegate, vi sembrano tantissime e siete angosciate, no? Per la mole di lavoro, ma quando pian piano cominciate a sistematizzare i vari argomenti, vi accorgete che questa mole di lavoro in realtà è molto disciplinata, cioè quegli otto grossi argomenti, quegli otto grossi contenitori di argomenti con, diciamo, in base ai quali io ho strutturato il corso. Vabbè, sull'aula virtuale. Non vi devo dire niente perché voi che lavorate, molti di voi lavorano con la DAD e sanno che è considerata anche l'università, insomma la USFA, anche i concorsi nazionali la stanno usando, è considerata un'aula didattica a tutti gli effetti, c'è la possibilità di interazione, c'è la presenza del relatore e quindi noi ci teniamo molto, ecco, tra l'altro la NICIA usa una piattaforma professionale che consente di lavorare in piena sicurezza. E quindi questo è, tra l'altro, è anche una opportunità per chi, per esempio, è molto lontano da Roma e questi spostamenti diventano anche a volte faticosi e vi fanno perdere tempo che potreste utilizzare per lo studio. Quindi ci orienteremo sempre di più, a utilizzare questi strumenti che sono, secondo me, produttivi di una migliore qualità sia del lavoro scolastico, sia del lavoro di formazione che della vita. E questo ve l'ho detto, le lezioni si svolgeranno ogni 15 giorni, è chiaro che vedremo come strutturarli poi questi 15 giorni, vedremo dalla pubblicazione delle prove, il programma è quello che vi ho comunicato, per ogni lezione, quindi per ogni modulo ci saranno questi tre quesiti che verranno poi corretti tutti insieme collegialmente, ma ognuno di voi riceverà la correzione individuale. Alla fine del corso sarà comunque rilasciato un attestato perché la NICIA è un ente accreditato del MIUR e quindi può rilasciare attestati sul lavoro che voi avete fatto. Quindi in ogni caso avete fatto un corso di formazione molto nutrito, molto lungo e quindi è giusto che abbiate, oltre alla possibilità di vincere il concorso, il riconoscimento del percorso formativo effettuato. Io non ho altro da dirvi sull'esperienza che condurremo insieme. Adesso fate domande, intervenite e chiedete voi quello che volete venga meglio Scusa, approfondito. scusa Maria Rita, volevo rispondere, diciamo così, a chi si firma come Pierpaolo, che ci fa una domanda dicendo: ma per la prova preselettiva non vi prepariamo? Allora, forse non ha compreso, diciamo così, la slide dove presentavamo, diciamo così, la prova preselettiva. Che cosa accade? Visto che il Ministero, se il numero dei partecipanti è 4 volte superiore al numero dei posti messi a concorso, farà una batteria dove vi darà i test a risposta multipla con annesse le risposte esatte. In quel caso, noi è inutile che vi facciamo, diciamo, una formazione, perché i quesiti ve li dà il Ministero e vi dà anche le risposte. Dovete solamente stare a casa 20 giorni e studiare per poter rispondere ai 60 quesiti e farli tutti e 60. E questa è la prima cosa. Perché bisogna prepararsi? Perché una volta che il Ministero ha fatto la prova preselettiva, che in un giorno termina, tempo un mese si farà la prova scritta. Ecco perché molti si preparano in tempo. Questo volevo rispondere a Ah, e poi Pierpaolo. c'è da dire anche che gli diamo degli strumenti di esercitazione sulla piattaforma con i test pubblicati.
Allora, oltre, diciamo, ricordo anche a tutti che oltre alle 8, diciamo così, incontri, ci sarà una lezione di logica gratuita che faremo solamente all'ultimo, cioè quando sarà il momento di affrontare la prova preselettiva. Ecco, se tu, Maria Rita, salve, vuoi spiegare perché faremo questa lezione sulle competenze logiche. Una parte dei quesiti vertono proprio sulle competenze logiche, che sono competenze che non si acquisiscono a scuola, per esempio. Noi ci lavoriamo poco su quei quesiti di tipo logico che ti portano a fare determinati ragionamenti. Le usa molto l'Invalsi, le usa molto l'Ocse Pisa. Noi abbiamo un po' più di difficoltà. Io stessa non vi nascondo che mi trovo in difficoltà quando devo rispondere a quei quesiti. Non sono abituata, non ho consuetudine, quindi una lezione, diciamo, che vi abilita in un certo senso a capire quali sono i meccanismi di ragionamento, a capire quale percorso di soluzione dovete, a scartare le risposte, per esempio, che sono assolutamente infondate, perché poi nelle quattro risposte che voi troverete, due sono assolutamente fuori, non c'entrano proprio niente. E poi ce ne sono due, una è giusta e una è simile, viene chiamato il distrattore, no? Quindi voi dovete facilmente, insomma, si arriva ad eliminare quelle che veramente non hanno molta connessione con la domanda che è stata posta e voi dovete però avere elementi per poter discriminare la risposta giusta dal distrattore. Il distrattore è infido perché è simile alla risposta giusta. Quindi ci sono delle tecniche per fare questo lavoro. È importante che ci sia un incontro che è dedicato proprio a questo, perché quell'incontro vi aiuta non solo sui percorsi e sulle domande di logica, ma proprio sulle metodologie per rispondere ai test a scelta multipla. Poi certo, i test vanno fatti nella piattaforma, noi vi daremo anche degli strumenti che vi mischiano Un una possibilità simulatore. di dei simulatori, ecco, mi viene la parola. Un simulatore, che cosa fa il Ministero? Quando pubblica le 60, i 60, sì, 60 magari, quando pubblica tutti i test dai quali saranno estratti i 60, mette sempre al primo posto la risposta esatta, la A è sempre quella esatta. Dopodiché, voi in questo modo, se li fate sempre in quel modo lì, siete condizionati, voi dovete farli senza sapere qual è la risposta esatta A, B, C, D, no? Quindi noi vi prepariamo un simulatore sulla piattaforma che non solo vi mischia le risposte, per cui voi le provate e non è là la risposta giusta che la dovete cercare, ma vi prepara batterie da 60 test. Perché voi dovete anche misurare il tempo, ci dovete mettere 60 minuti, sempre diverse, sempre nell'ambito dei test pubblicati, e quindi vi consente di fare una preparazione mirata, non è prendersi il test e leggersi 2000, 3000, non lo so quanti test, non credo meno di 3000, ma insomma quanti test pubblicheranno, perché non è che pubblicano 300 test che con 3 giorni li fai tutti, ovviamente, sennò è inutile che fanno la preselezione. Il numero di test che pubblicano è considerevole. Però ecco, c'è un metodo per prepararsi a questa. Intanto ricordate che i contenuti nella parte normativa, per esempio, già li abbiamo svolti nel programma, no? Quindi dovresti orientarvi via nei contenuti. Se io riconosco le linee guida del 2011, la so la risposta, no? Quando mi dicono sono facili o sono difficili, non lo so, dipende da quello che sai. Se sai la risposta è facilissimo, se non lo sai diventa impossibile rispondere su alcuni aspetti, no? Quindi avete diverse modalità per essere preparati alla preselezione. Prima di tutto dovete studiare, perché se studiate riconoscete le risposte giuste. Seconda, poi avrete una lezione di logica che non è stata nominata, ma è compresa nel corso e vi orienta proprio alla strutturazione di quelle risposte e alla metodologia dei test a scelta multipla. E poi avete questo simulatore in piattaforma che secondo me è eccezionale, cioè vi consente di prepararvi e di rifare i test tantissime volte, simulando sempre la situazione in aula, cioè simulando sempre il concorso, diciamo, come quel giorno che andrete a fare la prova preselettiva. E questo è importantissimo, aver vissuto già quell'esperienza, eh? È fondamentale, perché ci si trova di fronte al noto invece che all'ignoto. L'ignoto mette sempre un po' d'agitazione. Se io l'ho fatto, l'ho rifatto, l'ho rifatto, quando vado lì mi ritrovo di fronte a una situazione che dal punto di vista emotivo, che è fondamentale soprattutto in un concorso, io conosco già. Bene, se qualcuno vuol fare domande, adesso lo può fare direttamente, aprendo il microfono, diciamo così, può farci delle domande, altrimenti vi diciamo,
l'organizzazione del nostro corso, i costi del nostro corso, in maniera tale che chi è interessato a iscriversi è al corrente un po' del nostro percorso, oltre al percorso anche dei costi, diciamo, che dovranno affrontare. Buongiorno, volevo sapere per il concorso straordinario, ci sarà un corso a parte o è sempre questo? Allora, per lo straordinario, per il ruolo abilitante è similare, per il concorso straordinario per acquisire solo l'abilitazione è diverso e ci sarà strada facendo quando sapremo più o meno quando si farà la prova. Ci sarà un corso a parte per lo straordinario solo per chi deve acquisire l'abilitazione. Va benissimo, la ringrazio. Ricordatevi che con questo corso di preparazione voi potete fare davvero diversi tipi di concorso. I contenuti sono gli stessi. È la metodologia che è diversa per quanto riguarda La prova è la prova. diversa. La prova è diversa, ma i contenuti sono gli stessi. Che Altre. poi, scusi, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, senta, quanto durano le lezioni in presenza? 3 ore. 3 ore, grazie. Niente. Allora, se non ci sono, prego. Aspetta. Sì, buongiorno, salve, sono Luigi Magliocca. Volevo un'informazione. Io sono laureato in Scienze dell'Educazione e della Formazione, non ho una classe di concorso, però ho il diploma come ITP e quindi poter accedere appunto al concorso, diciamo, ordinario. È utile comunque seguire il corso perché la formazione, come ci diceva lei, dirigente, è comunque utile per partecipare al concorso a prescindere, giusto? Ah, perché la mia ovviamente sarà il secondario di secondo grado. Certo, Sì. non partecipa al concorso. No, per ITP parte, ma il percorso è lo stesso. Sì, Partecipa al esatto. Sì. concorso ordinario, per cui lui studiare come se partecipasse al concorso ordinario. Non ce n'è uno specifico per gli ITP. Il programma è lo stesso. Non c'è una classe Esatto. di concorso a parte che poi con la sua laurea ci saranno anche classi di concorso, mi sbaglio? Sul liceo, Per quello, scienze umane. l'educazione no. Ah, adesso non ci sono i posti. Comunque sì, il corso, ripeto, vi abilita a superare i concorsi che hanno a che fare con le classi di concorso, il concorso di ammissione in ruolo, perché anche se lei è laureato in scienze della formazione, quindi molti aspetti le saranno più facili da comprendere, anche li contestualizzerà meglio perché ha già una preparazione che gli consente di muoversi, no? Però tutti gli aspetti organizzativi, tutti gli aspetti ma anche applicativi, cioè il fatto che la formatrice sia una persona che lavora nella scuola attualmente, ci ha sempre lavorato e concretamente fa quello che o fa fare o fa perché lavoriamo ovviamente insieme. Quello di cui vi parla, no? Se un conto è che qualcuno vi racconta che cos'è l'inclusione, è un conto che qualcuno vi dice che cos'è l'inclusione, come si organizza, quali sono i problemi che si incontrano reali, perché poi quando andate a scrivere, se per esempio a me mi fanno delle risposte, io do delle domande, mi fanno delle risposte generiche, mi dicono allora l'inclusione è questo, la legge, che la regola è questa, io ho la sensazione che c'è uno studio freddo, uno studio mnemonico che non c'è una rivisitazione personale che ti consente di avere una visione anche pragmatica di quell'argomento. In fondo voi dovete andare a insegnare, quindi dell'inclusione dovete sì conoscere gli aspetti teorici, per carità, però dovete anche conoscere, soprattutto conoscere come si fa inclusione, come si fa a livello di istituto, ma come si fa in classe nella vostra disciplina. Quello nella risposta ci deve stare questo. E quindi questo viene dallo studio universitario, ma forse viene di più da questo corso che è fatto da persone che lavorano dentro la scuola e che quindi conoscono gli Ah. aspetti,
specifici del lavoro che voi dopo dovrete andare a fare e che dovete dimostrare di conoscere. Però la selezione a quello mira, no? Perfetto, grazie, grazie mille. Posso fare io una domanda? Sono Chiara Maglione. Buongiorno. Prego. No, buongiorno, scusate, sto guidando. Quindi è una domanda relativa al metodo di studio, all'organizzazione dello studio per il periodo presente. Da quanto ho capito, in questo momento ci consigliate di concentrarci non sulla preselettiva, ma sulle proprie classi di concorso e sulla normativa inglese fondamentalmente. Ho capito bene? Inglese, no. Allora, il corso è strutturato in quel modo, no? Ci sono otto Levo l'acqua. moduli. Ci sono otto moduli. Noi cominciamo con un modulo e quindi cominciamo con un contenuto. Noi vogliamo che voi cominciate a studiare e prendete familiarità con gli strumenti che vi vengono messi a disposizione. Per quello cominciamo subito, cominciate a scrivere e vi orientate un po' dentro al lavoro che, e poi vi diamo dei testi di studio anche degli altri moduli, non legati solo al primo modulo. Quindi voi utilizzate del tempo per studiare, per approfondire alcune cose e per entrare un po', cominciare a costruire questa vostra conoscenza, non solo teorica, no? Questa vostra competenza. Non possiamo dire che noi prepariamo alla preselezione perché vi ho detto, però probabilmente può essere sfuggito, quindi è bene che io sia più chiara su questa cosa qui. I contenuti della preselezione, della prova scritta, prima e seconda prova, della prova orale, sono gli stessi. Cioè, quando io dopo dovrò scrivere una domanda a risposta aperta sull'inclusione, magari farò riferimento a una norma, se mi serve, la scrivo. Nella preselettiva ci potrebbe essere una domanda su una norma dell'inclusione perché ci sono 10 domande che riguardano la normativa scolastica. Quindi mi viene difficile dividere contenuti per la preselezione, contenuti per la prima prova, per la seconda prova o per l'orale, perché i contenuti di riferimento sono gli stessi, ma vengono lavorati in modo diverso. Un conto è rispondere a una domanda a risposta strutturata e un conto è rispondere a una domanda a risposta aperta, ma i contenuti sono gli stessi. È per questo che non faccio una vera e propria distinzione. Vi chiediamo di cominciare a studiare perché è un percorso lungo. Io prima ho fatto riferimento al fatto che all'inizio vi sembrano tutte cose staccate, tutte cose incomprensibili, non legate fra di loro, ma lavorando e studiando e approfondendo i vari aspetti, piano piano voi vi costruite una specie di archivio, no, di questi argomenti. Infatti è molto importante arrivare fino all'ottava dispensa, cioè non avere la pretesa di aver letto tutto della prima per poi andare alla seconda. Questa logica cronologica non funziona più neanche in classe. L'apprendimento è a spirale, cioè si deve avere prima un'idea generale di tutti gli argomenti e poi si ritorna sugli argomenti e si cominciano a sistematizzare le conoscenze dei diversi argomenti. Ora è chiaro che per fare questo ci vuole tempo, è per questo che noi vi chiediamo di cominciare, di non sprecare del tutto il tempo del riposo. Io capisco che ne abbiamo tutti un gran bisogno quest'anno, però effettivamente se voi vi giocate questi 45 giorni. Non dico di studiare dalla mattina alla sera perché questo non è umano, no? Non è possibile, ma se vi dedicate quelle 2 ore al giorno sistematiche allo studio, ne trarrete un grande guadagno. E poi, scusa, mi sembra inutile che noi vi prepariamo sui testi quando ve li dà il Ministero con già la risposta. Le domande. Sì, ma gli argomenti sono quelli, eh. Sì, gli argomenti sì, ma visto che le domande con la risposta ce l'hanno, mi sembra assurdo. Scusate, il simulatore e la lezione di logica sono due supporti importanti, per la preselezione. Mi dica. Sì, salve, sono Lombardo Laura. Io è la prima volta che partecipo al concorso docenti e volevo capire bene, quindi lo chiedo a voi perché insomma mi siete sembrati molto affidabili, ecco. Volevo sapere se esiste anche un programma specifico per il concorso relativo proprio alla disciplina singola, cioè se esiste, se voi potreste dare delle Allora, indicazioni anche bibliografiche, sì. ci sono riferimenti importanti dentro al
agli argomenti che hanno a che fare con i contenuti della disciplina, ma non tanto con i contenuti, tipo che ne so, se io devo insegnare storia, non è che c'è scritto devi conoscere la Prima Guerra Mondiale, non è quello. C'è scritto che voi dovete, e questo è un lavoro che io vi faccio fare e vi porterà via un sacco di tempo, ma è fondamentale, voi dovete andare a leggere i testi programmatici di quella disciplina. Il riferimento al profilo in uscita, che comprende le competenze trasversali, quindi anche le vostre, quelle della vostra disciplina, e dovete andare a selezionare, è il tema del quarto incontro, i nodi epistemologici più importanti e le competenze didatticamente più rilevanti. Sono questi i due aspetti. Ci saranno anche delle questioni di contenuto, no? Nella domanda vi possono chiedere di sviluppare un argomento, ma questi argomenti hanno a che fare con i testi programmatici della scuola dove voi andrete a insegnare. E quindi è importante avere quel punto di riferimento lì. Noi non facciamo lavori sulla disciplina, cioè io non mi metto a insegnare storia, potrei insegnare pedagogia, potrei insegnare filosofia, potrei insegnare italiano. Tra l'altro io, se sono 32 anni che faccio la preside, giustamente. Ho smesso di insegnare da un po', no? Però abbiamo fatto questa scelta, cioè noi potevamo anche organizzare il corso di matematica, il corso di inglese, il corso di... Però io sto parlando a persone che sono laureate nella loro disciplina e ne sanno molto più di me, ma bisogna fare delle scelte perché poi le discipline sono campi del sapere Basti. seminati. Non è che potete sapere tutta la storia, non è che potete sapere tutta la chimica, non ci credo che sapete tutta la chimica, neanche il professore. Professore, vi dico, vi svelo un segreto. Il professore che insegna chimica, che ne so, al liceo scientifico da tanti anni, conosce solo quella chimica lì spesso, cioè conosce quella che insegna. E dove la prende la chimica che insegna? Dal curriculum d'istituto. Ma come lo facciamo noi il curriculum d'istituto? Sui testi programmatici. Chi farà le vostre domande? Per il concorso, professori, professori, eh? Professori daranno indicazioni al ministero per fare le domande e i professori conoscono delle discipline, i contenuti che insegnano e insegnano i contenuti che i testi programmatici come le linee guida o le indicazioni nazionali gli dicono che devono insegnare. Ah, ma sono molto chiari questi testi programmatici, ci trovate tutto, eh? Però lo dovete anche studiare. Quindi, Dica. grazie. E le linee guida e gli strumenti programmatici, quindi sono, è la nostra guida per preparare i contenuti della materia, cioè Il non si nostro deve prendere modello. allora l'elenco dell'allegato A del bando del concorso, ma andare Nell'allegato A a del bando ci vedere. sono i riferimenti, ma sono macro contenuti, quelli li conoscete, non è possibile che non li conoscete. Sì, no, no, certo, io mi riferivo Tra l'altro proprio allo vi specifico. chiedete rinfrescare, perché è giusto che si debbano rinfrescare. A volte può essere utile anche un testo di scuola secondaria superiore, che puntualizza bene tutti i passaggi dei contenuti più importanti ed è anche molto chiaro. Non è chiaro per i ragazzi, lo dico subito, per i ragazzi è difficile il testo, ma per i professori Ma immaginate, per i professori è perfetto. posso fare una domanda? Grazie. Sì. Buongiorno, volevo chiedere se entrambe le prove scritte vanno contestualizzate nella nostra disciplina, cioè dobbiamo sempre rispondere facendo riferimento alla nostra disciplina in entrambe le prove scritte. Sì, se non è possibile fare riferimento alla disciplina, almeno al segmento scolastico nel quale la disciplina viene insegnata. Poi Ok, grazie. c'era un ragazzo che voleva fare una domanda. Sì, sono io, grazie, buongiorno. Allora, Prego. mi avete già risposto, però non ho capito bene, non ho capito molto bene. Per la terza o la seconda fascia fa punteggio questo corso o no? Mettiamo caso il risultato del mio. Scusate, il risultato del mio concorso, insomma, il mio concorso non va bene, no? O finisco in seconda fascia. Lo posso mettere in graduatoria come punteggio questo corso o no? Perché mi avete risposto Ma solo per corso 9, solo per rilasciamo un attestato, ma i corsi riconosciuti per i titoli sono elencati nel bando del concorso e questo non credo sia riconosciuto per i titoli. Ok.
Altre domande? Allora, se non ci sono altre domande... Scusi, io avevo una domanda sempre sul programma della materia da studiare, perché nell'allegati ora del bando del concorso è che negli anni precedenti, cioè i programmi da studiare sono più vasti rispetto ai testi programmatici delle scuole, ad esempio le scuole medie o superiori. Cioè, con un... Io sinceramente non so se sapere tu di più oppure concentrarmi sulla didattica della materia relativa all'ordine di scuola. Quindi ho fatto questa domanda sul programma da studiare perché è enorme, ecco. No, i contenuti richiamati dal programma li dovete riguardare. Vi dico di riguardarli per esempio su un testo di scuola secondaria di secondo grado perché fate molto presto. Tra l'altro... afferiscono a materie che voi già conoscete, quindi si tratterà di rinfrescare, di anche se dovete leggere un contenuto che non avete studiato, perché uno mica ha studiato tutto, no? Però voi avete i presupposti per poter comprendere, cioè se vado a leggere io un argomento di chimica, io non lo capisco perché non c'ho nessun presupposto, questo è il fondamento dell'apprendimento. Io capisco quando già so qualcosa, se non so qualcosa non capisco e non posso costruire ulteriore apprendimento perché non ho le basi, il famoso scheletro, come diceva Roosevelt, no? Allora lei, anche se si troverà davanti a un argomento che dice ma io questo mi sa che all'università non l'ho studiato, se però se lo legge su un libro della scuola secondaria superiore che lo sintetizza molto, ma lei lo capisce subito, lo comprende subito, se lo ricorda subito. Se invece lo vado a leggere io non capisco per niente e non me lo ricordo per niente perché non ho le conoscenze pregresse che mi consentono. Ricordatevi Piaget, l'apprendimento è sempre un accomodamento fra il nuovo e il noto. Se io non ho il noto io non apprendo niente, non apprendo niente perché mi manca una struttura dentro alla quale andare a mettere il nuovo. Se io leggo un testo di organizzazione scolastica, di legislazione, di pedagogia, di filosofia, di storia, io apprendo perché ho molto noto su questi aspetti. Quindi non mi preoccuperei più di tanto dei contenuti della vostra disciplina, perché lì siete in grado di muovervi. Allora, direi di dare le ultime informazioni che riguardano un po' quelli che sono i costi. Del posso fare una domanda? Sì. Sì, scusate, allora, professoressa, io sono fuori dal mondo scolastico, lavoro in azienda, solo che ho sempre avuto questa passione, questa idea anche di provarci. E volevo chiederle, siccome gran parte dei topic, degli argomenti che ha toccati mi sono proprio lontani perché sono fuori dal mio mondo, pensa che sia completamente sconsigliato che io possa partecipare al concorso oppure ci sono possibilità di poter riuscire? La prego di partecipare al concorso perché la scuola ha bisogno di persone che vengono da altri contesti lavorativi, ne ha un enorme bisogno perché voi ci portate una visione dell'organizzazione scolastica che è diversa da quella che hanno le persone che sono sempre rimaste dentro la scuola. E poi effettivamente anche lei può fare riferimento alla sua esperienza di scuola, no? Voglio dire, come studente c'è stato a scuola, quindi non è che non la conosce per niente, avrà un po' più di difficoltà, a volte è pure meglio approcciare ex novo, certo, ne so, come si fa l'inclusione, che cos'è un GLHO, no? È una cosa del genere, piuttosto che dover riconfigurare conoscenze distorte. A volte invece il fatto che vi mancano delle conoscenze, esperienze, qui in quel caso non so conoscenze, esperienze pregresse, può essere diciamo un elemento di difficoltà, ma se uno è, da come sento, giovane, sveglio e attivo, non è il solo, tra l'altro, a venire da un contesto completamente diverso, quindi siamo già in due. A tempo determinato, e spero che vincerà il concorso perché è una persona eccezionale, che è venuta a lavorare quest'anno e non veniva da un'azienda, non sapeva niente di scuola, lei poteva insegnare informatica e lei ci ha dato delle visioni che non avevamo. Perché lei viene da un altro contesto lavorativo, questa commistione tra diverse prospettive alla scuola gli serve tantissimo. Quelli che non hanno mai lavorato nella scuola
devono provare a entrare nella scuola. Non ci entrano, la gente non entra nella scuola perché ci sono i soliti discorsi, no? Pagano poco, lo stipendio è poco, non è riconosciuto socialmente, cosa che non è vera. Invece, certo, ovviamente io parlo da persona appassionata, è la professione più bella del mondo per quello che mi riguarda, perché ha a che fare con il futuro del nostro paese, ma anche col nostro futuro. E poi avere a che fare con i ragazzi non è come sta dentro un'organizzazione, insomma, diversa, no? Magari produttiva, che produce cose, mentre noi produciamo persone, tra virgolette, cioè formiamo persone. È una comunità di lavoro molto particolare quella della scuola, e anche molto attiva, al di là di quello che dice la gente, perché noi la scuola è riuscita a riorganizzare in 24 ore la didattica a distanza. Non ci sono scuole, ci sono scuole che hanno faticato un po' di più, ma insomma le scuole si sono reinventate nel giro di pochissimo tempo. È una comunità molto attiva ed è un lavoro molto gratificante, molto faticoso. Io non entro negli aspetti economici, perché diciamo, nella pubblica amministrazione tutti sono pagati poco, non è una questione di insegnante. Ma pure nel privato, non è che... Vabbè, nel privato non lo so, io ho sempre lavorato nel pubblico. Non ne faccio una questione di stipendio, ma questo non lo faccio io per principio, è un mio modo magari sbagliato, no? La questione. Faccio questo lavoro perché mi piace. Se vi dovessi dire che mi pagano in modo adeguato, direi no, non mi pagano in modo adeguato, però se ne importa, insomma, faccio questo lavoro perché mi piace. Allora, scusate se interrompiamo, ma diciamo così, dovrei dire alcune cose, alcuni aspetti, anche l'aspetto economico, e poi è possibile farete anche altre domande. Tutti coloro che sono interessati a dare la loro adesione dovranno mandarci una mail, però vorrei ricordare loro che tutti quanti dovranno fare un primo versamento di 150 euro. Il costo del totale del corso è di 600 euro. Le altre diciamo che si funziona in questa maniera. A settembre, quando riprendiamo la seconda lezione... Mauro, si sente un po' male, può parlare un po' più vicino al microfono? Sento un po' più. Sono vicino al microfono. So dire, io non so. Allora, sì, il però costo del... non ho sentito il costo totale del corso. Il costo totale del corso è 600 euro. All'atto dell'iscrizione dovranno, diciamo, fare un primo versamento di 150 euro. A settembre, quando inizierà la seconda lezione, dovranno fare un altro versamento di 150 euro. Al quarto incontro, qui parliamo del quarto incontro che mediamente sarà alla fine di ottobre, dovranno fare il saldo del corso. Questo è più o meno il programma economico che abbiamo strutturato, in maniera tale che chi aderisce, diciamo, sa a che cosa economicamente quanto è il costo e quanto dovrà investire. Ora, se non ci sono altre domande, vi ringraziamo della vostra partecipazione e ci lasciamo così. E mi auguro di vedervi tutti quanti o di ascoltarvi l'11 luglio. Scusi, ma c'è un numero massimo di iscritti? O essendo online è un pochino più libera il numero di iscritti? No, allora logicamente, secondo il numero, diciamo così, dei partecipanti, perché non ho capito bene la domanda, perché c'è stato... Nel frattempo, mentre lei faceva la domanda, c'è stata qualche voce. Me la può ripetere, per gentilezza? Volevo sapere se c'era un numero massimo di iscritti per questo corso. Un numero massimo, ma se oggi per esempio abbiamo 100 persone, è evidente che noi non faremo un corso per 100 persone, divideremo il corso o in due o al massimo a gruppi di 30. Però bisogna vedere quanto sono gli iscritti, diciamo. Comunque non posso interagire con 100 persone contemporaneamente, è impossibile. Grazie. Se non lo facciamo. Buongiorno, se una persona fosse qui sabato mattina può anche rivedere la lezione, cioè se uno lavora il sabato mattina. Certo, tanto è video registrata. Tutte le lezioni sono video registrate, per cui
tutti quanti riavrete la lezione per poterla riascoltare, come ha spiegato bene la professoressa Margherita Salvi, i motivi per cui dovete riascoltare. Scusi Mauro, provo a chiederle questa cosa, quindi io le mando una mail entro il 9 luglio, giusto? Poi pago 150 euro dopo il 9 luglio? Lei deve pagarle entro, diciamo così, il 9 luglio, perché noi l'11 facciamo la prima lezione. Okay, per cui lei quindi prima paga, ok, e mando la mail, ok. Sì, e per pagare... Ma la mail cosa dobbiamo scrivere? Ce lo date voi tutti... Guardi, lei lo trova, sì, ve lo diamo noi, basta che ci scrivete a formazione Anicia, formazione@anicia.it. Noi vi mandiamo l'IBAN, diciamo così, e il modulo di iscrizione. Ah, ok. Faccio il primo versamento entro il 9, poi il secondo a settembre, ci direte voi entro quando, e poi il saldo totale a ottobre, giusto? Il saldo totale a ottobre, fine ottobre. Era per capire bene. Grazie, signor Mauro. Prego. Non so se è il contesto corretto, posso dire che TFU? Non ho capito, scusi. Dico, non so se è il contesto corretto, però volevo chiedere informazioni sui CFU, i 24. No, sicuramente ci può telefonare per i 24 CFU. Se vuole le detto il numero, ma non è, oppure ci manda un'email e le rispondiamo. Vabbè. Ah, e l'altra cosa le volevo chiedere, posso chiedere sempre, anche non qua, magari in un altro contesto, come dice lei, scrivendole una mano sulla formazione della domanda, che ho avuto qualche dubbio, posso avere aiuto da voi o devo chiedere a qualcuno? Ci mandi una mail e noi le rispondiamo e le spieghiamo come possiamo aiutarla. Grazie molte. Prego. Scusate, io sono arrivato un po' in ritardo. La durata del corso. La durata del allora, ogni lezione dura 3 ore. Il numero degli incontri, diciamo, degli incontri sono 8 lezioni di 3 ore cada uno. Logicamente si presume che dovremmo terminare verso la fine dell'anno, perché faremo incontri dopo l'11 luglio, faremo incontri a partire da settembre con scadenza quindicinale. Se tante volte il Ministero dovesse bandire il corso, anticiparlo, noi logicamente faremo degli incontri anche settimanalmente. Se dovessero allungarlo, invece noi vi cercheremo di accompagnarvi sino alla prova scritta, facendo formazione per farvi arrivare alla prova scritta. Grazie, grazie. Allora, grazie a tutti e arrivederci e vi aspettiamo, logicamente ci auguriamo che l'11 luglio possiamo ritrovarvi.